settare una bici è fondamentale. È fondamentale perché trovare il giusto equilibrio fra uomo e bicicletta. La regolazione della bicicletta parte sempre da un ragionamento di base. La bici va settata partendo da un punto zero, proprio da questi angoli e queste quote ormai note. Ovviamente a seconda di che cosa? Della bicicletta che abbiamo, del tipo di sport, disciplina che viene effettuato con la bicicletta, dalla salute dell'atleta, quindi le sue flessibilità, le sue particolarità o anche patologie, questi angoli e queste quote vanno leggermente spostate, leggermente cambiate. Tenendo conto di prendere una bicicletta e dividerla in due parti, una parte motore, una parte fondamentale dove avviene il gesto motorio, quindi l'azione delle arti inferiori, e una parte anteriore, una parte guida, che è un pochino meno importante ma viene in secondo piano rispetto alla parte motore. Quindi in realtà la prima azione da fare è trovare angoli e quote corrette nella fase di spinta, di lavoro del gesto motorio. Nella parte motore, appunto, è una parte importante della bicicletta, ci sono due regolazioni basilari. Una è quella dell'altezza delle selle e l'altra è l'arretramento, ma sono sempre in funzione di una prima regolazione, anch'essa fondamentale e primaria, che è la regolazione della placchetta sotto la scarpa. Una volta appunto trovato le quote, le geometrie e gli angoli corretti per la parte motoria, la parte motore della bicicletta, di conseguenza ne verrà fuori che cosa? Una dimensione della lunghezza e dell'altezza rispetto al punto di seduta dell'atleta, appunto della parte guida, quindi il manubrio. I punti fondamentali per andare a rilevare gli angoli e quote per quanto riguarda la parte motore, appunto dove avviene il gesto motorio in bicicletta, sono tre in particolare, parlando appunto dell'arto inferiore, articolazione dell'anca, l'articolazione del ginocchio, l'articolazione della caviglia. In una fase successiva di proiezione andremo a vedere, unendo i tre punti appunto che abbiamo già citato, l'articolazione dell'anca, l'articolazione del ginocchio, l'articolazione della caviglia, andremo a vedere l'angolo che si va a creare dietro l'incavo nella massima estensione dell'atleta, quindi nella posizione più bassa di pedalata. L'altra regolazione o misurazione che vogliamo dire sarà proprio il suo avanzamento o arretramento della sella, e qui sarà importante andare a cercare che cosa? Un altro punto di misurazione, che in questo caso qui lo possiamo proprio indicare, ve lo indico, è, parlando della bicicletta, l'asse del pedale, quindi l'asse di spinta dove l'atleta applica la forza. Per quanto riguarda il piede e la sua articolazione, quindi praticamente sul metatarso noi andremo a mettere, a considerare la nostra attenzione rispetto a che cosa? Di nuovo al punto superiore, dove andremo a cercare la sua perpendicolarità, o attraverso semplicemente un filo a piombo o usando appunto una livella laser. Il laser indica il centro del marker che noi abbiamo messo precedentemente, in corrispondenza ovviamente su una linea diretta, quindi in perfetta bolla, il piede 2 cm in altezza sul tallone rispetto al piano d'appoggio sul pedale, noi possiamo vedere che più o meno l'atleta in questo caso ha un avanzamento o arretramento abbastanza corretto. Forse leggermente appena appena anteriore, proprio perché in questo caso l'atleta è un atleta che corre a circuito, fa gare effettivamente molto esplosive. Utilizzando un'app apposita andremo a vedere l'azione di pedalata dell'atleta, e in questo caso qui noi ci concentreremo esclusivamente appunto sul gesto motorio, sulla parte bassa, la pedalata. Come possiamo vedere, abbiamo rilevato un angolo dietro l'incavo pari a 139,41 per quanto riguarda il grado. 139 gradi è basso, quindi in realtà l'atleta in questo caso qui non terminerebbe in maniera idonea la fase di spinta, ma purtroppo
avrebbe ancora da espletare l'azione per poter sfruttare al massimo tutta la fase per imprimere forza al pedale. Un controllo sulla rotazione di pedalata, quindi sulla rivoluzione di pedalata, utilizzando gli slow motion, ci fa anche vedere un attimino l'andamento corretto della caviglia. Ovviamente, cosa intendo per andamento corretto della caviglia? Aperture e chiusure degli angoli per quanto riguarda il dorso del piede e appunto la parte tibiale, che realmente ci dà la possibilità di poter vedere in realtà le aperture e le chiusure corrette, andando a anticipare o posticipare effettivamente la pedalata. Nel nostro caso l'atleta è un atleta conosciuto, quindi non andiamo a toccare in nessun modo le placchette, siamo sicuri del suo posizionamento corretto sia per quanto riguarda la distanza dalla punta, quindi la parte di longitudinale, e per quanto riguarda il suo floating e anche il fattore Q siamo sicuri, quindi possiamo andare diretto subito a lavorare sull'estensione della gamba, appunto l'arretramento. Come abbiamo visto prima, in questo caso abbiamo trovato l'atleta leggermente basso, perché fondamentalmente è un atleta che si sta allenando e sotto gara ha già guadagnato rispetto a qualche mese fa un po' di maggiore estensione, e quindi dobbiamo correggere l'angolo. Da 139 cercheremo di portarlo intorno a 145 gradi. Come possiamo vedere, con la nuova regolazione dell'altezza abbiamo trovato 143 gradi e 35. Nel nostro caso ora sarà ancora il modo di poter capire di agire di nuovo per alzare ancora un pochino appena l'atleta per raggiungere appunto 145 gradi opportuni. Agire sull'altezza di pedalata è importante, quanto abbiamo detto, ma in relazione ovviamente all'incavo, alla misurazione dell'incavo che abbiamo fatto, appunto il grado che dobbiamo raggiungere. Alzeremo la sella ancora un pochino fino a che con le nuove rilevazioni non andremo a trovare in realtà quest'angolo dietro intorno a 145, che è un angolo corretto per chi fa gare di poca durata, cioè di tanta espressione in poco tempo, realmente per cercare in qualche maniera di poter essere più esplosivi possibile, è un pochino anticipata la fase di spinta. Basterà semplicemente muovere un pochino il tubo sella in modo che si sblocchi dalla sua posizione, e in questo caso, come potete vedere, lo sollevo di qualche millimetro. In questo caso riporteremo l'atleta di nuovo in pedalata per andare a misurare di nuovo l'angolo dietro l'incavo e vedere se questa volta siamo arrivati intorno ai 145 gradi. Come possiamo vedere, con la nuova regolazione in altezza della sella abbiamo raggiunto un angolo di 144,6, quindi siamo molto vicini alla regolazione giusta e corretta. Ora basterà semplicemente andare a vedere la risultanza sull'arretramento, se siamo ancora dentro quello che è la proiezione data dal laser, quindi in perpendicolare, bene, se no agiremo un attimino anche lì sopra. Una volta che ci siamo appunto assicurati che l'altezza della sella ora abbia portato un angolo dietro l'incavo intorno ai 145 gradi, di riscontro andremo a controllare l'arretramento e vedere quali sono state le variazioni. Abbiamo visto che c'è stata una leggera variazione per quanto riguarda l'anticipo sulla fase di spinta, e noi abbiamo agito in modo e maniera di poter riportare di nuovo sull'asse di spinta la giusta proiezione per quanto riguarda l'articolazione del ginocchio.